Buongiorno, signora Luisina, come va? Caro professore, tanti giorni che non ci vediamo. Già, sono stato via. Sono stato a Milano. A Milano? Sì, dalla signora Marchesa. E Franco dov'è? Di là. Parlate pure, professore. Franco mi ha detto tutto. Vi ho detto tutto? E allora, l'altro giorno, sono andato da tua nonna. Sai, mi sono detto, dopo tanti dispiaceri che hanno avuto i Maironi, forse questo è il momento buono. Andiamo, tentiamo. E sono andato. Povera Marchesa, soffre, sai? È naturale. È così attaccata alle sue idee. Ma il cuore c'è. Piega, piega, ecco. Tutto questo discorso mi pare inutile. Senti, siedi qua, ascolta. Sentiamo. Intanto tua nonna è disposta a riconoscere il tuo matrimonio. Grazie tante. Aspetta, e a farvi un grosso assegno mensile. Avanti. Aspetta, non c'è che una condizione, niente di grave, eh? Che tu non ti occupi più di politica. E lascia andare. E magari un piccolo impiego governativo, eh? Io no, caro Pasotti. Dillo pure alla nonna. Per fame nessuno mi prende. Sì, capisco, le vostre intenzioni erano buone. Ma così avete avuto l'aria di andare a proporre una transazione, un mercato. La Marchesa crederà che noi siamo d'accordo. Oh, signor Pavarami, che disastro. Per carità, che la Gadisa rientra sul Franco perché lui crede che il testamento sia distrutto. Ma voi ce l'avete ancora, non è vero? Eh sì, ma qui no. È a casa, chiuso nella casa forte. Ma per carità, silenzio, silenzio. Cosa silenzio, mamma? Niente, cara, vai a giocare. Signora Luisa, cosa c'è? Che chi è sul prevosto, il Paolino, il Paolino e gli altri. Sono venuti per salutare il sor Franco. Che cosa silenzio, professor Ladroni? Devi star zitta. Che cosa hai detto alla mamma? Se non parli ti faccio un bel regalo. Che cosa mi regali? Questa bella scatolina, guarda com'è bellina, senti. Ma silenzio per carità, eh? Silenzio per carità. Ma fammi il piacere non farmi l'ipocrita adesso. Ma se sei stato tu a mandare Girardoni a Milano? Io, tu sei matto. E voi altri vi fate delle illusioni, sperate tanto in quel testamento. Ma quello non è un testamento. Quello è un foglio di carta straccia. È l'atto di un irresponsabile. Hai ragione. Anche la nonna ha ragione. Chi ha torto è Girardoni. Quel documento gli avevo comandato di distruggerlo. Mi giurò di averlo distrutto. Quanta mia nonna. Siccome questa signora ha la fortuna di essere la madre di mio padre, dille pure che non mi servirò mai di una carta che la disonora e che me ne infischio dei suoi denari. Buonasera. Ombretta. Ombretta, cosa fai? Papà, papà, guarda bello. Ho imparato subito, sai? Ma silenzio, per carità. Chi te l'ha data? Il professor Ladroni. E dov'è il professor Ladroni? È andato via. Ma silenzio, per carità. Cosa silenzio? Ma non lo so, lo diceva il professor Ladroni e anche la mamma. Tutti e due, sai? Signora gentilissima, vogliate scusarci, ma noi dobbiamo andare. Abbiamo già fatto troppo tardi. La sedistura no, passiamo dal giardino. Beh, marmotta. Ciao, ingegnere, ne? Caro. Caro il Medvedev. Caro il Meredecor. Addio, signora Barborina. Ecco Don Franco. Oh, Don Franco. Caro, siamo venuti a salutarti. Luisa. Il nostro Franco. Scusate, vengo subito. Senza complimenti, senza complimenti. Cosa c'è? Tu sapevi del viaggio di Girardoni? Ombretta mi ha detto. Eri d'accordo con lui, quell'insensato. No, Franco. Lo so, sì, ma l'ho saputo adesso, poco fa. E ne ho sdegno, come te. Ma come vuoi che ti creda? Dopo quello che mi avevi detto del testamento. Non ti accorgi, non avrei nemmeno potuto. Non ho più visto il professore dopo quella sera. Dove sei stata il giorno dopo? Franco. Tu non mi credi più. Lo sai cosa vuol dire questo. Lo sai. Ma come? Non doveva stare via soltanto un mese. Ma che mese? Non capisci che va in Piemonte. Lo sanno tutti. Ah, ah. Ecco Franco. Ecco, il nostro Franco l'immenso. Ecco. Si chieduca le vera, il vero proprio andà via, eh? E allora che diremo buon viaggio e felice ritorno, eh? Allora addio Valsalda, eh? Addio piccolo mondo antico. Oh, e quando sarai lontano, non dimenticare gli amici che sono rimasti qui. E buona fortuna, eh? Luis. Franco. Luis, mi dispiace di quello che ti ho detto oggi.